La prevenzione è scesa in piazza ieri per il tradizionale appuntamento con Nonno Ascoltami, la campagna contro l'ipoacusia che punta ad effettuare in maniera gratuita uno screening dei problemi d'udito degli anziani, ma non solo. La giornata è dedicata ai nonni, ma i nonni rappresentano un po' tutta la famiglia. Noi diciamo sempre non c'è nonno senza nipote, proprio per dire che è la famiglia intera a essere interessata dal problema di udito. Quando c'è qualcuno in casa che soffre di un problema di udito ne risentono un po' tutti, perché questa persona viene emarginata, non partecipa più alla vita sociale ed è una sofferenza un po' per tutti. Invece un nonno attivo, un nonno che partecipa alla vita sociale della famiglia, può essere utile andare a portare i bambini, a portare i nipoti a fare sport oppure a prenderli a scuola, a interagire con loro affinché in effetti tutta la famiglia intera sia operativa. La campagna Nonno Ascoltami anche quest'anno si avvalsa degli specialisti degli ospedali delle quattro province abruzzesi, allargando il suo raggio d'azione anche alle piazze di Marche, Lazio, Puglia e Molise. In realtà gli studi parlano di un inizio dei problemi uditivi intorno ai 30 anni, che poi vengono trascurati e l'evidenza ormai diventa prioritaria in età più avanzata. Ma fare un controllo tempestivamente senza attendere che la cosa sia grave è fondamentale.